Buongiorno Alfredo, Ciao. vuoi dire qual è la comunità a cui appartieni? O la comune a cui appartieni? La comune è la comune di Bagnaia, che è anche un ecovillaggio che esiste dal 1979, quindi sono 37 anni di storia. Si trova vicino a Siena, a 15 km dalla città. Ci puoi spiegare come avete ottenuto i permessi per fondare la comunità? La comunità si è fondata da sola, non c'è stato bisogno di permessi per poterla costituire. C'è stato un acquisto che è stato fatto nel 1979, questo acquisto è stato determinato da due comuni che precedentemente esistevano. La prima era una comune che si era costituita a Monte Antico, che si trova vicino a Grosseto, un'altra si era costituita vicino a Siena, nella località Ginestreto. Queste due comuni si sono poi unite per poter costituire la comune di Bagnaia. Vi sono state ovviamente delle attività che hanno implicato la ristrutturazione complessiva degli immobili che precedentemente erano, e in questi casi ovviamente ci si è dovuti confrontare con l'amministrazione comunale, portando avanti possibilmente in economia molte delle attività di ristrutturazione. L'insieme è costituito da circa 80 ettari di terreno, di questi 45 ettari sono a bosco, 35 ettari sono coltivo, e vengono sviluppate attività di carattere agricolo secondo le metodologie dell'agricoltura biologica e non solo. Grazie. Com'è stata all'inizio la cooperazione con le autorità locali e le comunità limitrofe? Ma dunque, relativamente alle comunità limitrofe, noi siamo praticamente, diciamo così, nell'area di un piccolo villaggio. Il nome di questo villaggio è Ancaiano e possiamo sicuramente dire che all'inizio si era naturalmente un po' di incertezza su che cosa noi avevamo intenzione di fare, chi eravamo. Tra l'altro io parlo come se ci fossi stato, in realtà allora non c'ero, perché sono entrato nella comune soltanto da 20 anni, sui 37 in cui la comune esiste, ma mi è stato appunto raccontato così che c'era ovviamente una situazione di attesa più che di diffidenza. Poi hanno visto che non si trattava di un gruppo di fricchettoni che fumavano un spinello sotto l'albero, ma di gente che aveva intenzione seriamente di lavorare, di darsi da fare come comunità, come comune agricola, e quindi hanno visto la gente lavorare molto seriamente, e qui è venuta anche rispetto, poi fiducia e poi amicizia, e quindi oggi possiamo dire che siamo ben integrati all'interno di una comunità più vasta. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ci sono stati degli alti e dei bassi, ci sono state anche qualche volta delle incomprensioni. Noi da un punto di vista politico siamo comunque sempre su posizioni, adesso almeno su posizioni di carattere critico. Quando la Comune di Bagnaia si è venuta ad insediare, molti di noi erano legati, comunque votavano, anche senza essere personalmente iscritti, al Partito Comunista che allora governava questo comune, però sempre su una posizione molto autonoma di giudizio e di relazione, cosa che abbiamo mantenuto anche oggi. Potete dare dei consigli ai nuovi progetti? In particolare, come fare i primi passi concreti per avviare il processo di creazione di un ecovillaggio? Dunque, il consiglio che io posso dare ai progetti prima di tutto è quello di risolvere il problema se si vogliono costituire in associazione, in cooperativa, cioè avere un riconoscimento di carattere giuridico, oppure no. Personalmente ritengo che sia più utile per l'ecovillaggio farlo, e penso, perché questo apre comunque delle porte.
sei in ogni caso riconosciuto come realtà collettiva e quindi puoi anche eventualmente far parte in quanto tale di iniziative, di progetti o eventualmente anche partecipare a vari. Per quanto riguarda la situazione interna, io ritengo che il progetto debba essere molto chiaro nei suoi accordi, quindi coloro che per primi intendono portare avanti il progetto dovrebbero praticamente fissare degli accordi, ovviamente capaci anche di essere discussi e in un qualche modo anche innovati qualora si ritenga che le idee dei nuovi venuti possano in qualche modo ulteriormente contribuire al miglioramento degli accordi stessi. Le cose vanno dette con chiarezza in modo che le persone che entrano sappiano esattamente che cosa vanno incontro o anche quali sono ovviamente i margini di modificazione degli accordi stessi, in modo che in futuro non ci siano discussioni su questo, ma ci sia invece un rafforzamento della volontà di gruppo per portare avanti le azioni pratiche dell'esistenza, perché poi di fatto al di là di quella che è la propria filosofia, e quindi può essere un equilibrio spirituale, come può essere un equilibrio di carattere laico e comunardo come il nostro, oppure può essere un ecovillaggio che prevalentemente lavora su temi di carattere permaculturale e quindi legato alla presenza di un bosco, alla presenza di costruzioni da realizzare in armonia con l'area nella quale essi si trovano, all'ascolto, no, delle sensazioni proprie, interiori, che gli vengono procurate direttamente in relazione con il paesaggio, bene, con il paesaggio e con l'ambiente, ebbene, nonostante possano esserci anche degli aspetti profondamente diversi tra ecovillaggio ed ecovillaggio, tutti hanno il problema chiave, che è quello di garantire la propria autosufficienza, e questo ovviamente richiede impegno, richiede dedizione. Gli ecovillaggi sono caratterizzati da alcuni punti, siamo tutti quanti d'accordo su questo, quindi tendere all'autosufficienza alimentare, all'autosufficienza energetica, quindi autoproduzione di energia, ad una attenta considerazione degli equilibri naturali presenti nel territorio, autodeterminazione dell'ecovillaggio in modo che l'ecovillaggio sia in grado di presentarsi come un progetto sociale alternativo rispetto anche al mondo circostante, dipendere il meno possibile, meglio mai, da quelli che possono essere finanziamenti esterni e quindi puntare anche ad un processo di autarchia interna dell'ecovillaggio stesso, e nello stesso tempo direi altro aspetto importante, il lavoro sul territorio, cioè sostanzialmente essere aperti, perché noi dobbiamo anche disseminare valori che sono quelli tipici dell'ecovillaggio, quindi non soltanto rispetto e promozione dell'agricoltura e rispetto e promozione della natura. Solo rispetto e promozione dell'agricoltura, ma anche rispetto e promozione della natura, ecco, abbiamo appena visto come si può violentare un ambiente naturale, quindi. Allora, dicevo, non solo rispetto e promozione dell'agricoltura e promozione direi della natura attraverso il principio della ecoreversibilità, cioè dare all'ambiente naturale che ci circonda tanto quanto noi prendiamo da esso, addirittura io direi più di quanto noi prendiamo da esso, per un motivo molto semplice, perché si tratta anche di riequilibrare nel nostro piccolo l'effetto devastante che lo sviluppo attuale porta come impatto nei confronti della terra, nei confronti dei beni comuni. Avete ancora una vision chiara? Abbiamo sicuramente una visione molto chiara, nel senso che noi ci presentiamo come una realtà alternativa sul tema della, non soltanto sul tema della produzione, del consumo critico, ma anche sul tema della
realizzazione di una società improntata su valori che sono esattamente l'opposto di ciò che si cerca. Valore della solidarietà, della continua familiarità intorno alle problematiche che ci uniscono e nello stesso tempo anche dell'impegno di carattere sociale e politico, una società, quella che noi vogliamo, che sia improntata sulla eguaglianza totale dei generi e nello stesso tempo anche sull'eguaglianza all'interno dei membri del progetto che noi attualmente portiamo avanti, che vorremmo che esistesse nella società, e soprattutto questo caratterizza la nostra comune, l'abbandono del concetto della proprietà privata e mettere tutti i beni e tutte le risorse, non soltanto lavorative ma anche monetarie, insieme, perché questo rafforza l'unità del gruppo e nello stesso momento permette, in una condizione di eguaglianza, di non avere padroni o di non avere leader. Ciascuno di noi è leader di se stesso, partecipa alla realtà della comune attraverso funzioni che vengono in qualche modo scelte o eventualmente delegate dall'assemblea, che è l'unico organo sovrano della nostra realtà. Com'è nata la vostra visione? La nostra visione è nata un po' dall'esperienza, cioè innanzitutto noi siamo quasi tutti, cioè, quando io dico noi intendo le persone più anziane del gruppo, coloro che hanno fondato la realtà, vengono da esperienze diverse ma in un periodo molto molto importante che era quello del 68, quindi 68 e primi anni 70, la tendenza a voler cambiare il mondo che in noi come voglia e come determinazione è rimasta. Nello stesso tempo anche trovare nell'agricoltura la soluzione per poter andare in senso contrario alla diffusione di una concezione chimica del produrre che non ci è mai stata congeniale. La cosa che metto in evidenza è che all'interno della comune di Bagnaia questi valori si trasformano in una solidarietà attiva all'interno ma anche verso l'esterno, perché noi di fatto partecipiamo ad una pluralità di iniziative di carattere politiche e sociali, dai comitati ambientali a impegni sul tema della pace, a incontri di pace all'interno della stessa comune. Per esempio, per diversi anni abbiamo fatto incontri tra ragazzi israeliani e palestinesi, l'impegno nei confronti dei migranti, in modo particolare oggi, che caratterizzano noi anche come un soggetto attivo in quanto al comune di Bagnaia sul territorio. Quindi mi sembra di capire che è fondamentale la visione per il progetto che avete sviluppato. La visione non solo è fondamentale, ma la visione, nella speranza di uscire da una società di carattere capitalistico che si basa sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per poter creare invece un processo di cooperazione tra i membri e tra i produttori e nello stesso momento anche delle forme di democrazia dal basso, diventa per noi, diciamo, un aspetto dirimente dell'esistenza della nostra comunità. Come vi siete organizzati finanziariamente nelle fasi iniziali? Nelle fasi iniziali tutti hanno messo tutto quello che avevano e l'hanno messo insieme e questo resta. Chi entra all'interno della comune di Bagnaia, quando ritiene che di essere pronto per poter fare questo passo, mette tutti i suoi beni e ovviamente da subito comunque tutti i redditi di lavoro che è in grado di produrre. Oggi chi possiede le strutture? Le strutture sono possedute dall'associazione La Comune di Bagnaia. L'associazione La Comune di Bagnaia è proprietaria degli 80 ettari e delle case e degli annessi agricoli e queste vengono poi date in gestione alla cooperativa La Comune di Bagnaia SCARL, che gestisce l'attività agricola in senso proprio. Questo anche ci permette in un qualche modo di avere una relazione, diciamo così, corretta con il fisco, e dall'altra parte ci permette anche poi di essere liberi all'interno della comune, cioè praticamente il gruppo, diciamo, reale in cui tutti quanti ci troviamo, di gestire molte delle nostre, anzi diciamo di gestire come riteniamo più opportuno le nostre risorse, anche perché la comune, nella comune confluiscono i denari che sono il risultato del lavoro non soltanto delle persone che lavorano nella cooperativa agricola, ma anche e soprattutto.
soprattutto in qualche caso direi di coloro che lavorano all'esterno. Quindi le due economie si combinano insieme e garantiscono da un lato sicurezza a chi lavora all'interno dell'agricoltura e cibo buono e possibilità di osservare nello stesso momento anche riparare eventuali problemi di carattere strutturale che si verificano negli immobili. Quindi questo è il quadro nel quale la cooperazione tra chi lavora fuori e chi lavora dentro si realizza. Potresti indicarci i vantaggi e gli svantaggi principali della vostra scelta? Se ce ne sono. Il vantaggio principale è che la tua visione personale è diventata una visione collettiva che ti permette di realizzare attività che da solo non avresti mai immaginato. Gli svantaggi, se possiamo definirlo uno svantaggio, è che qualche volta senti un po' la tua libertà individuale limitata, ma quello che perdi individualmente lo riacquisti collettivamente. Quali sono i consigli che daresti riguardo a chi vuole iniziare un nuovo progetto? Mettere tutto insieme, fin da subito, perché la certezza di avere delle risorse di carattere collettive combinate insieme permette di realizzare grandi cose. Stabilire un patto interno per cui nessuno abbandona il progetto, perlomeno nei primi anni, in modo di non creare danni, talora piuttosto pesanti, all'avvio del progetto o alla sua prima realizzazione, e rimandare eventuali divisioni di carattere, tra virgolette, non dico proprietario, ma comunque di usufrutto del bene, a dopo, quando cioè il bene è già stato realizzato e il tutto si è avviato. Noi preferiamo che comunque in ogni caso la proprietà resti indivisa, ma queste sono scelte ovviamente che i vari progetti possono realizzare indipendentemente dal nostro esempio, evidentemente seguendo ovviamente la propria impostazione di carattere filosofico. Comunque l'inizio, dal mio punto di vista, deve avere la massa critica in termini di persone e nello stesso momento la disponibilità di carattere economica comunitaria capace di affrontare le prime difficoltà. Come prendete oggi le vostre decisioni? Prendiamo nell'assemblea che teniamo il lunedì sera secondo il metodo del consenso, un metodo che permette a tutti di esprimersi, di dire la propria parola intorno a qualsiasi tipo di argomento, che prevede la possibilità anche del veto quando vengono toccati gli accordi che tengono unita la comunità e per cui per esempio delle decisioni in senso contrario ad essi vengono prese, sostanzialmente vengono sospese e se si porta avanti una diciamo discussione in merito ad un tema che non tocca gli accordi, si può da parte di coloro che non sono d'accordo, massimo due persone, noi siamo 17, massimo due persone su questo numero, allora a questo punto si discute per poter trovare un punto di riferimento, un punto di contatto e quindi un accordo che metta tutti quanti insieme, altrimenti il gruppo prende comunque la decisione, queste persone sono invitate a monitorare che la decisione assunta sia vantaggiosa per il gruppo stesso. Questo per fare in modo che tutti in un qualche modo partecipino all'attività e che non ci siano maggioranze o minoranze. Se invece il numero è superiore, semplicemente non si prende la decisione. Come dividete i compiti all'interno della vostra comunità? Il numero superiore intendo tra coloro che sono certo. In disaccordo. Certo. Come dividete i compiti all'interno della vostra comunità? Ma la divisione dei compiti viene fatta sulla base delle competenze, ma anche attraverso le turnazioni. Cioè ci sono chiaramente le competenze sono richieste prevalentemente nelle attività dell'azienda oppure nelle attività che vengono svolte verso l'esterno da parte di coloro che hanno lavoro esterno, ma per quanto riguarda i lavori comuni, diciamo, cioè quelli che riguardano la gestione dei servizi, la rotazione è egualitaria,
si prescinde ovviamente dalla distinzione dei generi, tutti fanno tutto, in modo che ci sia la possibilità che sulle questioni che dirimono, diciamo, la vita quotidiana, ogni tipo di attività di servizio possa andare avanti e possa sempre mantenersi. Da noi si dice che ci sono dei miracoli quotidiani, nel senso che ognuno di noi si alza, c'è tutto ciò che serve per la colazione, i pasti sono predisposti, le pulizie sono fatte, gli animali sono puliti, eccetera. Quindi di fatto questo viene proprio attraverso una rotazione quotidiana delle attività. Che consigli potete dare riguardo l'organizzazione economica e del lavoro dei nuovi progetti? Riguardo all'organizzazione economica, innanzitutto un progetto ha bisogno di puntare dal nostro punto di vista a fare reddito. E per fare reddito si possono fare varie cose. Noi naturalmente siamo una comune agricola, quindi la nostra specificità non è quella di costruire dei corsi, ma c'è chi vive ovviamente di questo e questa è una forma. Un'altra forma può essere quella di portare avanti un progetto di accoglienza. Che dà ciò che è necessario quotidianamente alla mensa del gruppo. L'altra cosa che vorrei mettere in evidenza è che le attività economiche devono essere sempre diciamo il frutto di un lavoro di carattere collettivo e non soltanto individuale. E anche chi fa un lavoro di carattere individuale dovrebbe essere capace di liberarsi dal proprio personale egoismo e di mettere quanto più può all'interno della realtà delle comunità. Per quanto riguarda la comune di Bagnaia, questo problema non esiste perché tutti quanti mettono tutto e quindi la questione è risolta. Che tipo di energie rinnovabili usate e consigliereste? Allora, noi siamo totalmente autosufficienti per quanto riguarda l'energia elettrica e per quanto riguarda l'energia termica. Per quanto riguarda l'energia elettrica, ovviamente ci vengono incontro gli impianti fotovoltaici che abbiamo realizzato, che sono a bassa, media e anche alta tensione. L'alta tensione per quanto riguarda il funzionamento delle macchine, perché abbiamo un'officina, perché abbiamo una falegnameria, eccetera. E la bassa e la media per quanto riguarda i consumi di carattere generale. Noi l'energia che produciamo la immettiamo nella linea dell'Enel e abbiamo un riscontro positivo, nel senso che è l'Enel che ci paga, non il contrario. La cosa che produciamo è quello che consumiamo dal punto di vista della quantità dell'energia. La seconda fonte, che è quella termica, ci viene dalla installazione di due caldaie a fiamme inversa, che riscaldano una quantità davvero molto considerevole di metri quadri, no? Una riscalda 650, un'altra riscalda 1100, no? Complessivi, e dall'altra parte, questo permette per esempio un consumo razionale della legna, per cui hai un massimo effetto di calore rispetto ad un minimo di quantità che effettivamente tu impieghi per poterlo produrre, e anche ovviamente i pannelli solari. Utilizziamo anche pannelli fotovoltaici per generare energia capace di sollevare acqua da un pozzo che è sorgito, che noi abbiamo nell'ambito della proprietà, 800 metri dalle case, con la quale noi diamo da bere agli animali, e nello stesso momento poi tutto va, il troppo pieno va nel laghetto che abbiamo costruito per raccogliere l'acqua piovana. Si tratta di un lago di 40 metri di lunghezza, 20 di larghezza, 4 metri e mezzo di profondità, che utilizziamo prevalentemente per i frutteti e per gli orti. Quello che possiamo dire è che siamo solo parzialmente autosufficienti per quanto riguarda l'acqua.
perché purtroppo ancora dipendiamo dall'acquedotto per quanto riguarda, e ahimè nella regione toscana non è possibile, per esempio, nemmeno con un impianto di fitodepurazione poter riutilizzare l'acqua a scopi alimentari o anche semplicemente per l'irrigazione degli orti, si può semmai soltanto irrigare i frutteti. Stiamo cercando comunque di realizzare un impianto di fitodepurazione, abbiamo realizzato la prima metà, dovremmo arrivare a completarlo, speriamo, nell'arco di 1 o 2 anni, e sulla base di questo poi vedere che cosa fare. Quindi un'idea potrebbe anche essere quella di tentare il doppio impianto per il riutilizzo dell'acqua fitodepurata ancora per quanto riguarda i bagni, per esempio. Basta, direi questo è un po' quello che stiamo facendo. Poi abbiamo ovviamente realizzato degli edifici in edilizia, in bioedilizia, abbiamo alcuni dei nostri ambienti che sono riscaldati con serpentine a pavimento, vi sono delle griglie che possono far uscire ovviamente l'aria calda determinata da questo tipo di riscaldamento, e abbiamo installato nei punti oscuri dei camini solari, alcuni dei quali, i quali riescono a convogliare la luce del giorno all'interno di questi punti scuri per poter ridurre il consumo di energia elettrica, e nello stesso tempo abbiamo installare a questi camini solari delle ventole, le quali permettono la circolazione dell'aria fredda nel corso dell'estate e dell'aria calda nel corso dell'inverno. Sono dei archingegni che per mare ci aiutano nel risparmio complessivo dei consumi, nonostante che siamo produttori di energia, e che in ogni caso noi riteniamo siano utili, perché lo scopo è uno degli scopi, diciamo, come l'abbiamo visto anche qui a Tempo di Vivere con il termocompost di un ecovillaggio, è anche quello di inventare soluzioni al più basso impatto possibile. Che metodi usate per la risoluzione dei conflitti e per la comunicazione? Allora, soluzione dei conflitti, vabbè, è chiaro che c'è il metodo del consenso, però noi per esempio abbiamo questa pratica che per quanto riguarda per esempio coloro che entrano, coloro che intendono entrare, c'è un anno di prova, durante l'anno di prova massimo rinnovabile per un altro anno, la persona viene accompagnata da un tutor, il quale ovviamente spiega, tutor che spiega ovviamente tutti gli accordi non scritti, no, che ci stanno nella comune di Bagnaia, quindi esattamente come funzionano anche tanti piccoli aspetti inerenti alla comune, e anche l'esposizione e il commento di quelli che sono gli accordi scritti, che soltanto poi di fatto a base del nostro vivere comunitario. Questo ovviamente dovrebbe in qualche modo limitare incomprensioni e nello stesso tempo anche difficoltà. I conflitti che avvengono comunque all'interno del gruppo vengono risolti o dedicando ad essi degli incontri specifici, che normalmente non avvengono il lunedì sera che siamo stanchi eccetera, ma avvengono un pomeriggio di sabato o anche sabato e domenica, chiamando talora anche un esperto esterno che possa darci una mano, in modo di poter, proprio per avere un facilitatore che non è coinvolto nell'area del conflitto, in modo che ci sia la possibilità di uno scambio sincero e tranquillo, oppure nelle situazioni meno importanti, facendo un piccolo gruppo nel quale ci sono le due persone che hanno un problema e una terza persona che fa da mediatore e in un qualche modo permette ad essi di incontrarsi. Queste cose abbiamo visto che funzionano abbastanza, non sempre, perché qualche cosa qualche volta resta, ma in generale direi che è un buon modo per approcciarsi a questo, e anche quando resta qualche ruggine, poi questo nel tempo tende a passare, perché si fa un salto di qualità, cioè si ritorna ad avere fiducia nell'altro. Quindi una volta che poi la ruggine passa, allora resta la fiducia, e questo è molto importante. Quindi la consigliereste anche a questa strategia a nuovi... Senz'altro, ma non solo lo consiglieremo, direi che è necessaria, perché risolve alla radice, o perlomeno tende a risolvere alla radice, tutta una serie di questioni che possono essere, ad esempio, questioni di potere, no? Cioè, che possono crearsi all'interno del gruppo anche involontariamente.
perché ci sono dei leader naturali, altre persone che magari non si sentono di esporsi, allora è importante che il leader naturale si renda conto, no, del suo potere nei confronti dell'altro e che l'altro abbia lo spazio, il tempo e la possibilità di esprimersi liberamente e di dire la sua posizione, in modo che ci sia poi un graduale avvicinamento tra le due persone. Così vale anche nei rapporti fra chi è dentro la realtà comunitaria da più tempo e chi è appena arrivato. È ovvio che chi è dentro ha sempre fatto determinate cose, eccetera, e tende a non essere talmente tantissimo aperto rispetto alle nuove proposte di chi è appena arrivato. Però bisogna superare questo, e superarlo significa trovare le metodologie che ti permettono di incontrarti, e queste sono alcune delle metodologie che adottiamo. Benissimo, ti ringrazio Alfredo, le tue informazioni sono state preziosissime, grazie a te, grazie a Bagnaia e buona giornata. Grazie per te.